Giustizia, riforme, l'abbiamo sentito sempre in primo piano. Un altro tema caldo poi è quello dell'immigrazione. Sulla gestione dell'emergenza a livello europeo oggi si è tenuto un vertice a Stoccolma in Svezia e il nostro ministro dell'Interno Piantedosi è tornato a chiedere più cooperazione tra i paesi dell'Unione. Il vertice a Stoccolma con i ministri degli affari interni della UE è il primo sotto la presidenza svedese. C'è anche Matteo Piantedosi, il titolare del Viminale, rilancia sul tema delle politiche migratorie, ribadendo la necessità di un'efficace azione europea per affrontare in maniera adeguata la sfida sull'immigrazione illegale. Il ministro dell'Interno chiede aiuto nella ridistribuzione dei migranti e propone un piano europeo per i rimpatri in accordo con il paese d'origine. Un terzo modello operativo che parte dal superamento della contrapposizione tra quello dei rimpatri forzati e quello dei rimpatri volontari assistiti. Lo potremmo chiamare rimpatrio forzato accompagnato, un'operazione di ritorno che sia associata a progettualità di reintegrazione, scandisce il ministro. Anche in caso di rimpatri forzati può infatti agevolare la collaborazione dello straniero, stimolare i paesi terzi di provenienza a rafforzare la cooperazione e concorrere a contrastare le cause profonde dell'immigrazione. Certamente anche la leva dei visti è uno strumento che dobbiamo tenere in considerazione ed utilizzare per indirizzare i paesi terzi verso una più fattiva collaborazione, spiega Piantedosi, che sottolinea anche l'importanza che assume il coordinatore europeo per i rimpatri. L'auspicio è che questa figura divenga concretamente il fulcro di un'azione europea più incisiva, anche attraverso una stretta sinergia con Frontex, scandisce Piantedosi, che forse già sabato volerà a Tripoli in Libia con la Premier Meloni e il Vice Premier Tajani al centro della missione, oltre alle forniture energetiche, proprio il dossier migranti.